era il 25 ottobre del 2011, quando la piena del fiume Magra invase il territorio di Aulla, sommergendo con fango e acqua la struttura che ospitava le scuole medie ed elementari del paese. Quattro anni sul posto ci sono ancora macerie, tubature inutilizzate, parti transennate e quel che è peggio è che ci sono 300 studenti che ancora fanno lezione nei container, nelle scuole di latta. Eccoli i container, container che da 4 anni precisamente ospitano circa 300 studenti, prefabbricati, blu dove ci sono i ragazzi delle medie e quelli bianchi dove ci sono anche in questo momento a lezione i bambini delle elementari. Ma ha fatto lezione qui? Sì, ho fatto lezione qua, sì. Com'è far lezione nei container, professoressa? Ma io sono abituata in effetti, ormai sono 4 anni, ormai mi sono abituata, diciamo che mi sono abituata, ci abituiamo a tutto. È possibile che non esistano locali, esistano che adeguati a bambini di questa età, che abbiano più spazio, più luce, più un ambiente più vivibile, diciamo. Questo si può accettare in un momento di emergenza, ma non un'emergenza che duri 4 anni. No, per niente, io non dico niente, mi spiace. Corridoi angusti, spazi ristretti, si fa ricreazione in classe, non c'è una palestra, insomma, non è certo la scuola ottimale.